Questa donna, Pina Buonocore, si porta dentro un dramma infinito. Sta facendo da mamma due ragazzine, figlie di sua sorella Teresa, uccisa il 20 settembre 2010 a Napoli. Una vendetta. Teresa aveva testimoniato contro il pedofilo violentatore della figlia più piccola, di 8 anni. Perciò le hanno sparato un intero caricatore calibro 9. Adesso il pedofilo, già condannato per la violenza, è sotto processo quale mandante dell'omicidio, compiuto materialmente da due sicari, rei confessi e in carcere. È pesante avere a che fare con una situazione del genere. Sì, molto. Non è facile andare in tribunale e guardare queste persone che hanno ucciso mia sorella e la mamma di queste ragazze. È difficile incontrarli, però speriamo che fino alla fine buttino le chiavi per queste persone. Pina Buonocore sente di avere una missione da compiere, incoraggiare chi subisce un reato così odioso a denunciare. Con gli occhi lucidi ne ha parlato a Catanzaro, alla giornata nazionale dei testimoni di giustizia, organizzata dalla Fondazione Don Francesco Caporale. Bisogna denunciare e bisogna veramente attivarsi quando ci sono atti di pedofilia. Bisogna stare intorno a queste persone che denunciano, bisogna in qualche modo proteggerle e sostenerle. Come fare a superare questo trauma? Soprattutto togliendole i sensi di colpa, perché per tutto quello che è successo non è colpa delle ragazze, assolutamente. Loro non devono sentirsi in colpa per nulla, perché loro purtroppo hanno subito.